La protesta del Nord Sardegna sulla vicenda dell'aeroporto di Alghero stamattina è sbarcata a Cagliari. Sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle associazioni di categoria e imprenditori hanno manifestato davanti alla sede dell'Assemblea Sarda per chiedere alla Giunta e al Consiglio regionale di sbloccare l'impasse che sta interessando lo scalo aeroportuale catalano, che dopo l'addio di Ryanair è entrato in una spirale negativa che lo ha portato a perdere passeggeri e rotte aeree. Una situazione che vede la Sogea, la società che gestisce l'aeroporto, in mezzo al guado, con la procedura di privatizzazione andata a vuoto per 11 volte. I rappresentanti del territorio, in forma trasversale, chiedono alla Giunta regionale di muoversi per assicurare le condizioni per un rilancio dell'aeroporto. Si chiede che vengano create le condizioni per un ritorno delle low cost, a cominciare da Ryanair, che in questi anni aveva ridato vita all'aeroporto generando un indotto cui ha beneficiato tutto il territorio. La Giunta regionale e il centro-sinistra in questi mesi hanno approvato una legge per la privatizzazione e ricapitalizzazione della Sogeal, ma lo stallo persiste. Sul fronte del low cost si guarda a Bruxelles e i vincoli sugli aiuti di Stato. Il centrodestra in Consiglio regionale invece invita l'esecutivo a sfruttare le leggi nazionali esistenti in materia per evitare che la compagnia aerea irlandese scelga altri aeroporti, anche sardi. Questo in vista degli investimenti futuri che Ryanair nel 2017 intende fare in Italia e che ammontano a oltre 1 miliardo di dollari.